In questo video ti insegno come puoi trasformare qualsiasi selfie da questo a questo in meno di un minuto. Non il video in meno di un minuto, il video è lungo. Ci sono diverse tips and tricks, quindi mi raccomando, guardalo tutto se vuoi ottenere risultati migliori. In un minuto potrai trasformare qualsiasi selfie in qualcosa di magico, onirico, eccetera. E tutto è gratis con un software freemium di nome Midjourney. Buona visione. Ok, quindi vediamo come trasformare ogni nostra foto, ogni nostro selfie in qualcosa di magico, se non altro onirico, oppure, non so, cartonesco, oppure, non so, manga, anime, tutto quello che vogliamo possiamo fare con questo software. Basta che utilizziamo la nostra immaginazione e ci affidiamo all'algoritmo, alla rete neurale più che algoritmo, è più corretto dire. Ora, prima di guardare questo tutorial, se non l'avete visto, è essenziale, anzi è obbligatorio, guardare il mio video precedente sulla guida introduttiva completa in italiano su Midjourney, che vi lascio qua più o meno, oppure in descrizione. Ok, quindi è importantissimo questo, perché sennò poi non mi trovate. Ora, una volta che dobbiamo trasformare le nostre immagini, in primis dobbiamo avere l'immagine stessa. Dobbiamo avere un'immagine abbastanza chiara. Io ho scelto questa, ok, c'ho lo sguardo un po' truce, però pace all'anima, sono venuto anche particolarmente bene, utilizzerò questa di base. Quindi, per utilizzarla dentro Midjourney, dobbiamo avere l'URL in internet di questa immagine. O la carichiamo su un sito, oppure c'è un piccolo trucco, e adesso vi faccio vedere come. Bisogna fondamentalmente prendere l'immagine e trascinarla dentro il software Discord, ok? Nella chat ovviamente di Midjourney. Vi ricordo, se non avete visto come configurare tutto, guardate il video, guida completa. Oppure clicchiamo il pulsante più e poi facciamo carica un file. Ora io la ho nel desktop, è l'ultimo screenshot che ho fatto, e faccio open. Si aprirà questa immagine e poi premiamo invio. L'immagine verrà caricata nel nostro server Discord. Dobbiamo cliccarci con il destro e fare copia il link. Abbiamo il link di un'immagine, in questo caso salvata sul server di Discord. Ora incominciamo a divertirci. Ricordate il prompt fondamentale per creare cose in Midjourney? Era slash imagine. Clicchiamo sopra qui e poi incolliamo l'URL dell'immagine stessa. Voilà! E questa sarà la base per la nostra arte generativa con Midjourney. Ora dobbiamo solo aggiungere qualcosa, qualcosa che caratterizzi questa immagine, ok? Noi vogliamo utilizzare Midjourney per creare un effetto visivo carino. Quindi possiamo scrivere, partiamo da un esempio, ok? L'esempio base potrebbe essere anime. Voglio la mia faccia come se fosse un anime. Per chi non conoscesse l'anime, è quello stile di cartonato giapponese. Ok? Semplicemente posso anche cliccare meno V4 per utilizzare l'ultima versione del software, anche se vi dico che è automatica, anche se non la mettete, questa viene in automatico. Quindi io in questo caso premo invia e poi aspetto un po' quello che viene fuori. Ricordiamo che effettivamente questo è un server pubblico, quindi vediamo tutto quello che stanno creando anche le altre persone mentre aspettiamo la nostra, perché sta ancora allo 0%. Questo ad esempio ha creato questa immagine utilizzando questa immagine qui, che adesso vedremo. Eccola qua, ha detto al software: prendi questa immagine e poi creami, cos'è? Princess Athena was curious girl she loved. Insomma, ha scritto una storia e questo è quello che il software gli ha creato da quell'immagine base. Vedete quanto è potente. Possiamo farlo non solo di selfie nostri, ma anche altre cose. E voilà, sta generando 93%. Aspettiamo ancora pochissimo e voilà, andiamo sotto, sotto, sotto ed ecco qua le prime generazioni. Ora ci ha fatto con i capelli, mi ha fatto con i capelli lunghi. Allora, alcuni assomigliano, alcuni un po' meno, come vediamo. Possiamo chiedere delle variazioni, oppure se non ci piace possiamo tranquillamente dire rigenera. Infatti io adesso gli dico rigenera, perché non mi piace. Sono carine, però non è che mi assomigli più di tanto. Quindi vediamo, forse questo un po' gli occhi, però non il naso, qui il naso, qui mi ha fatto troppo rotondo. Vediamo, vediamo, facciamola rigenerare. E in caso poi mettiamo dei prompt aggiuntivi, invece di scrivere anime e basta, mettiamo altre cose. Poi mi ha fatto anche troppo giovane. Cioè, ho notato che, tra l'altro, l'intelligenza artificiale Midjourney, ho notato e poi ho confermato online che co è così per tutti, predilige, non so perché, donne bianche. Quindi, laddove gli diamo un'immagine, cerca di produrci una donna bianca. Non so perché, quindi di carnagione, diciamo di sì, di carnagione bianca. È finita l'immagine, andiamo sotto.
Ok. Forse questa un po' di più di tutti. Ok, possiamo chiedergli delle variazioni. Cioè, ragazzi, vedete che c'è qualcosa, però alcune cose proprio non ci sono. Quindi io adesso cosa che faccio? Cambio il prompt. Invece di mettere così, invece di mettere anime meno meno v4, ok, faccio copia. Poi slash imagine, incolla, anime, faccio 30 years old, quindi 30 anni più o meno. Vediamo short hair, quindi capelli corti, vediamo se effettivamente mi fa carino. Se non carino, mi fa insomma un po' più assomigliante. Anche se vediamo che qualcosa c'è, quindi se facciamo vedere questa foto a qualcuno, probabilmente ci dirà c'è qualcosa di te, però non tanto in questo caso. Quindi vediamo se riusciamo a migliorare la qualità aggiungendo dei parametri. Quando aggiungiamo dei parametri, ricordiamoci virgola, spazio e aggiungiamo il prossimo parametro. Ok, sta generando 31%. Vediamo, vediamo, vediamo. Sta ancora generando. Non so perché crea sempre questi ciuffoni, forse perché negli anime sono fondamentali questi ciuffoni. Vabbè, non è che sono particolarmente soddisfatto. Questa forse è carina, questa forse è quella che mi assomiglia un po' di più. Ovviamente no, ha messo questa chioma che nel mio caso è inesistente, però pace all'anima, nel senso, va benissimo. Questo qui per esempio è un'applicazione, quindi vedete già che possiamo fare delle variazioni della quarta. Vediamo che variazioni ci fa della quarta e poi passiamo a un altro prompt. Quando chiede delle variazioni ci mette molto più tempo. Non so perché, forse perché è più esoso dal punto di vista di processare il tutto, però ci mette sempre molto più tempo. Quindi per fare un'immagine mettiamo che ci mette in media 1 minuto, per fare una variazione forse anche 2-3. Adesso che vi sto parlando sto già aspettando da 2 minuti. E dopo 5 minuti è uscito questo, ovvero ha peggiorato il risultato più o meno. E quindi nada, vado a prendere magari un upscale di quest'altra. Poi ovviamente ragazzi possiamo giocare molto su questi prompt. Adesso voglio farvi vedere diversi stili e vi do delle idee sui vari prompt che potete fare. Intanto faccio un upscale di questa, ok? E poi mi riprendo questo link che è l'immagine che dobbiamo utilizzare, ok? Quindi faccio imagine. Adesso andiamo a vedere un Pixar 30 years old, se no veramente ve li fa tutti come bambini. E poi faccio short hair anche qui. Però stile della Pixar, vediamo che succede. Eccoci qua, 93% è fatta. Allora, un'altra cosa che fa è mette sempre gli occhiali. Mannaggia, eccoci qua. Alcune sono effettivamente giuste, altre un po' meno. C'è sempre questa storia dei capelli che io non riesco a capire come mai, nonostante gli dico short hair, e niente, no, non ce la può fare. Non ce la può fare. Vabbè, comunque abbiamo dei risultati che sono abbastanza carini. Vedi, questo l'ho fatto con i long e questo short. Cioè, questa era perfetta, vedete, la parte destra era perfetta, però me l'ha fatta. Facciamo le variazioni della numero 2. Vai, che tra l'altro forse anche la numero 1 non era male, stile Pixar. Ok, ecco, questa più o meno, però i lineamenti qua non ci ha preso. E poi gli occhiali pure, gli occhiali non vanno, però alcune volte ragazzi è così, dovete giocare. Allora, intanto ci ho fatto la variazione di questa qua, la salviamo, salva immagine. Vediamo, eccole qua. Queste sono le variazioni. Me le fa sempre a metà. Non so perché. Vabbè, io vi faccio una variazione di questa che forse è la più aderente. E poi gli scrivo effettivamente no glasses. Vediamo, no glasses. Vediamo, ho chiesto una variazione senza occhiali. Vediamo che succede, vediamo. E come al solito non ha capito nulla. Alcune volte, ragazzi, è semplicemente così. Dobbiamo solo giocarci un po' meglio. Ora, un altro prompt. Imagine. Ok, la nostra sempre fantomatica urla dell'immagine. Possiamo cambiare il background, quindi dire background. Background. Oppure possiamo dire proprio quello che sto facendo. Drinking. Boom. Vediamo quello che fa. Vediamo se mi fa bere caffè. Allora, che dire?
Qui mi sta scolando del caffè in faccia, è carina e artistica. Qua ho, non so, ho 90 anni e sono diventato uno zombie. Qua sto appoggiando il mento su una tazza di caffè e qua ho i capelli lunghi, non so in che modo. A me piace tantissimo questa qua, è artistica più che altro. E tanto mi assomiglia un po', quindi è carina questa. Io farei delle variazioni di questa qua. Dov'è? Un'altra cosa che dobbiamo sempre andare a ricercarle. Facciamo la variazione della 2, dai. Wow! Bello! Bello questo! Ok, guardate questa. Questa mi piace tantissimo. Questa no, questa sugli occhiali, questa qui no. Ma questa è molto, 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 molto carina. Non so se vedete, tra l'altro c'è parecchio, perché non guardo in camera, ma c'è parecchio, ci assomiglio parecchio. Qui sto in qualche modo buttando via del caffè dal mento, questa è veramente. Ma anche qui mi sto sbrodolando. Facciamo l'ultima variazione di questa qua, ma mi piace tantissimo. Prima faccio un upscale della 2 e poi faccio una variazione della 2. La variazione, appunto, eccola qua. La variazione non è male, non è male. Quello che mi piace di più è questa qua. E ora la mando in upscale pure questa, carina. Quindi vedete che possiamo veramente molto molto giocare con tutto questo. Ora andiamo a prendere effettivamente questo prompt, ok, e fare un altro esperimento. Imagine. Nostra immagine, mettiamolo con un tocco cyberpunk. Ora possiamo dare un peso a questo cyberpunk, nel senso ogni attributo che noi diamo nel nostro prompt può avere un peso. Come fare a dare un peso? Allora, di default il peso è 1, si può cambiare con due punti, intanto ecco il nostro upscale, carino, me l'ha fatto un po' più pittoresco e poi mi ha fatto le mani, bruttino questo, vabbè, due punti, e mettiamo il peso, di default è 1, possiamo dire, se vogliamo abbassare questo effetto, 0,5, lo abbassiamo un pochino e poi premiamo invio. E ragazzi, questo qui lo sto facendo. Ok, pam. E voilà, ragazzi, guardate che robina. Questo mi piace tantissimo. Questo mi piace tantissimo, già così com'è. Quindi faccio un upscale 4. Bello, bello questo ragazzi. E poi faccio anche una variazione, non mi dispiace anche questo. Quindi faccio una variazione del 3. Vediamo quello che esce fuori. Oh, questo è già più decente, già più decente. Aspettiamo adesso le altre. Poi ragazzi, una cosa che voglio dirvi è che effettivamente poi questa immagine possiamo aggiustarla un po' in Photoshop, ok? Questa cosa la possiamo levare, le mani le possiamo adombrare ancora un po' di più in modo che non si vedano bene, sto mignolo, oppure possiamo giocarci e fare reduffing che effettivamente non aggiusta questi dettagli. Poi in video avanzati vi faccio vedere dei tool di intelligenza artificiale che prende una foto creata dall'intelligenza artificiale e te la mette a posto se crea delle distorsioni. Guardate, il naso non è fatto bene qua, l'occhio pure c'è delle imperfezioni. Ora c'è un tool di intelligenza artificiale che vi presenterò in un video successivo, che vi mette a posto tutte queste cose in modo automatico. A 100 like e 100 commenti al video faccio il video in cui vi svelo il tool. È un video un po' tecnico, però potrebbe essere veramente molto utile. Quindi se siete interessati, like e commento. Intanto scendiamo e vediamo le variazioni. Non male, non male. Queste variazioni ci piacciono. Hai voglia se ci piacciono. Molto bella questa. Vado per la 4, quindi faccio uno scale della numero 4. Intanto chissà se mi ha fatto l'upscale anche di quell'altra, vediamo. Sì, me l'ha fatta perfetta questa, direi proprio molto 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 bella. L'utilizzerò come copertina nel video e nulla che dire, questa veramente è molto bella. Facciamo l'upscale, intanto facciamo anche altri generi ragazzi. Ora sempre Imagine, mettiamo qua. Possiamo effettivamente diventare donna, visto che hanno la propensione a far diventare donne le persone già senza che glielo dici. Se glielo dici, effettivamente fa un lavoro wow. Diventiamo donna, woman, quindi ho scritto.
E attenzione, noi possiamo caricare più foto per dare più riferimenti, quindi per dare più input all'intelligenza artificiale per come siamo fatti, possiamo mettere più URL, semplicemente spazio. E mettiamo il secondo URL, spazio, e mettiamo l'altro URL, ok? In generale, io non vi consiglio di mettere più di tre URL perché poi dopo fa troppa confusione. Quindi io ho fatto tantissime prove e credo alla fine di tutte le prove che la cosa migliore sia mettere un solo selfie fatto bene, ok? E basta. Vediamo quello che fa. Cioè, io ho chiesto woman, mi ha fatto un uomo. A questo punto, la prossima volta scrivo direttamente woman. Per far diventare effettivamente uomo. E voilà. Cioè, allora, intanto ha creato sta roba qua che è molto figa, però non era uguale a quell'altra, però pace all'anima. Nulla, ragazzi, è carino, carino, carino. Però non è che mi assomigli più di tanto. Vabbè, esempio. Allora, ora, per esempio, questa che ho fatto, Anime Girl Hand with Lamen Hashi Chopstick. Vediamo, copiamogliela e vediamo se riusciamo a farla con la mia faccia. Allora, imagine. Ok, questa qui, poi andiamo a riprendere l'URL. Eccolo qua. Glielo mettiamo qua. Invece di scrivere anime girl, anime man, invece di scrivere boy. E vediamo cosa fa. Vediamo il paragone tra effettivamente questa ragazzina dai docili e teneri lineamenti con dei petali di qualcosa che fluttuano nell'aria, che non si sa bene, che ti va sulla minestra e poi li mangi, con queste bacchette frammentate, che non so se questo è un capello, una bacchetta, oppure qui il capello diventa bacchetta addirittura. Ci sono dei dettagli che se uno ci fa caso sono veramente molto creepy. Va bene, adesso vediamo qual è la mia versione di questa rappresentazione. Vediamolo per bene. Wow, che brutto, ragazzi. Aspetta, qui c'è del creepy, del vero creepy. Ragazzi, io non credo che più brutto di così non poteva uscire sta roba qua. Strabico con gli occhi. Madonna, ragazzi, è creepy, essenzialmente creepy. Tanto che è un altro trucco, un altro tips che vi do è di rimanere abbastanza semplici con i prompt. Quindi posso scrivere sì anime, ma non man, hand with lamen, eccetera, niente. Tutto questo è abbastanza fuorviante per lui. Possiamo fare cartoon. Ok, cartoon. Disney, possiamo mettere come prompt. Possiamo mettere, boh, non so, 3D per dare un qualcosa più alla Frozen, per esempio. E vediamo cosa esce, però ricordiamoci sempre il prompt perché se no se lo scriviamo così non funziona nulla. Voilà, play. Poi ne facciamo altri due che sono due altre variazioni che voglio in qualche modo fornirvi e poi lascio a voi e alla vostra creatività esplorare questo strumento. Però ecco, state un attimo ancora a guardare il video perché ci sono due cose che potrebbero essere carine, che potrebbero effettivamente essere interessanti. E vi dico anche il perché. Ora vediamo se effettivamente questa qui gli assomiglia o meno. Vediamo, clicchiamo. Ok, hanno preso questa immagine qua ed è uscito fuori questa tizia qua. Non è che gli assomiglia più di tanto, però. Questa è carina. Questa è carina. C'è un naso a occhio, però è carina. Non so perché mi deformano sempre, sto naso me lo fanno gigante, già ce l'ho grande, più me lo fanno ancora più grande, poi mi fanno sempre più vecchio, non so perché, sperimentato con l'intelligenza artificiale, la maggior parte delle volte mi fa più vecchio di quello che è. Io faccio redo perché non sono per nulla soddisfatto, per nulla soddisfatto. Forse perché ho messo 3D, adesso vediamo, levo 3D e vedo quello che succede, perché il 3D cerca di sforzarsi al meglio per creare elementi 3D, quindi ti mettono queste sfere più prominenti nell'immagine. Quindi vediamo se effettivamente questo 3D gli ha dato fastidio oppure no. Adesso cerchiamo di fargliela rigenerare e poi vediamo senza 3D. Quindi io già me la preparo, il prompt, imagine. Levo il 3D, pam pam, Disney. Levo anche cartoon, va, perché tanto sai se è Disney e cartoon. E poi faccio invia. Intanto penso che mi ha prodotto l'altra, sì.
Eccola, questa è carina, anche se sono un po' sempre più bruttarello, però va bene lo stesso, è carina, ho salvato il 3D, ho messo solo Disney, vediamo che succede, vediamo, intanto, subito, 31%, già questo non mi assomiglia per niente, forse leggermente questo mi assomiglia, però ancora diamo tempo al tempo, diamo tempo all'intelligenza artificiale di finire il tutto. E invece, vedi? Allora, questo mi ha invecchiato di tot anni. Questo non gli assomiglio. Questo è leggermente, forse quello a cui assomiglia leggermente più è questo qua. Che potrebbe esserci come character cartoon della mia immagine. Quindi anche questo carino, approvato. Poi facciamo altre due cose. Imagine. Ora, se vogliamo mixare un'immagine con un'altra, lo possiamo fare tranquillamente. In che modo? Noi possiamo dare in pasto, per esempio, attenzione, prima mettiamo Imagine e facciamo l'incollo del nostro URL. E poi possiamo mettere altre URL di altre immagini e queste te le fonde. Ad esempio, voglio fondermi con... vediamo, voglio fondermi, ad esempio, con questo elemento qui. Attenzione, eh. Lo prendo al volo, vediamo, non so cosa può uscire fuori, ragazzi, però vediamo, lo testo insieme a voi. Mi fondo con questa immagine qua, vediamo cosa esce fuori. Ok, faccio il prompt e poi faccio invia. Qui mi ha detto che potenzialmente ha creato delle immagini in cui c'erano nudità e quindi non si poteva fare. Vediamo se lo rifaccio, se me lo genera. Sapete che se escono nudità vengono censurate. Vediamo ancora se effettivamente l'intelligenza artificiale ha la mente birichina. Prompt, lo rifacciamo. Poi se non va, adesso vi faccio una variazione diversa. Intanto lo creo già un nuovo prompt, voglio fondermi con, levo questo qua, che era il prompt della tizia scosciata, e ci metto come prompt, dov'era? Eccolo lui. Voglio fondermi con questo sorcerer, con questo mago malvagio. Copio il link e butto qua, vediamo che succede anche così, anche qui. Vediamo, ho inviato entrambi. Vediamo se anche qui E niente ragazzi, qui non me lo fa fare perché dice che è troppo scosciata la tizia e potrebbe uscire fuori foto con nudità. Allora, vediamo, il mago in teoria non dovrebbero uscire fuori foto con nudità e se escono mi preoccupa questa intelligenza artificiale per capire come se la pensa. E ragazzi, guardate un po', pam pam pam, 31%, 31%, eccoci qua, sono diventato un mago cattivo. 93%. Andiamo a vedere cosa. Carina questa, carina, però c'è poca definizione. E poi non so perché mi invecchia sempre e mi stempia sempre di più. Non che io non sia stempiato, un pochino sono stempiato, ma non così tanto, Midjourney. Come mai mi stempi così tanto? Va bene, mi ha stempiato e ormai pace all'anima. Comunque il concetto volevo far vedere che si possono fondere effettivamente più immagini, ok, tra di loro, perché può essere interessante, ma soprattutto se io dico, adesso vi faccio vedere un'ultima cosa e poi vi lascio veramente giocare voi, vi apro la creatività con questo video e poi il resto tocca a voi sperimentare. E io qui dico che okay, voglio questo mago, ma lo voglio stile Pixar. E io aggiungo Pixar e vedrete che mi farà un mago potenzialmente con il mio volto, con lo stile della Pixar. Vediamo cosa esce fuori. Il mago malvagio. Ok, vediamo. Ragazzi, poi io sarei curioso da parte vostra vedere i vostri risultati, quindi se volete mandatemeli anche alla mia mail silvio@silviolucchetti.it con una C. Trovate anche questa mail in descrizione nel video. Mandatemeli perché vorrei fare un video con le vostre intelligenze artificiali e commentarle, che potrebbe essere carino. Ehi, guardate, questo che è Buzz Lightyear. Attenzione, questo è molto promettente, ragazzi, molto promettente. Ma assomiglia anche. Pazzesco, aspetta. Bella questa, ragazzi. Questa è fantastica, eh. Questa è fantastica. È la degna.
È la degna finale di questo video. Ok, i capelli non tanto, però c'è il viso ovale, la distanza con gli occhi, il naso. Ci ha preso per me, un po' su tutto, un po' su tutto. Quindi faccio, per non sbagliare, un upscale e poi faccio anche delle varianti. Ok, e poi faccio invia, ok. Così vediamo effettivamente. Ah no, l'ha preso due volte il job. Qui cancello questo. Poi per cancellare, se non volete farlo eseguire, basta che cliccate qua su Cancel Job. E dove vanno poi tutte queste foto? Vanno sulla vostra area privata nel web. Quindi se andate su midjourney.com slash app dovrete avere tutte queste foto che avete generato automaticamente. Ok, già vedo che fondamentalmente mi ha cambiato un po' troppo, forse. Eccolo qua. Forse questa è l'unica più carina. Anche se questo è diventato un po' creepy. No, forse la più bella era quella che avevo fatto l'upscale. Vediamo se mi ho fatto veramente l'upscale. Ah, lo sta ancora facendo. E va bene, ragazzi, questo è quanto. Quindi, ricapitolando, dovete aprire effettivamente. Dovete, scusate, alcune volte rido. Dovete aprire l'immagine con il più, caricarla e poi mettere tutto quello che volete. Ora, se volete una specie di elenco di tutti i prompt che ho trovato molto utili, che non vi ho detto appunto in questo video, fatemelo sapere con un commento sotto e lo faccio. Ok, bellissimo. Ecco, pure potete cliccare qua e trovate, vi porta direttamente nella vostra dashboard nel web e ve la fa vedere in teoria, diciamo sì. E voilà, Midjourney nella nostra app ci farà vedere questa immagine che possiamo scaricare, possiamo metterla tra i commenti. Ecco, vedete che l'occhio, per esempio, non è allineato. Ok, quel software che vi voglio dare allinea tutto automaticamente. A 100 like, a 100 commenti, faccio il video in cui vi spiego come si utilizza questo software che automaticamente corregge le imperfezioni del viso che crea l'intelligenza artificiale. Fatemelo sapere e lo farò senza nessun problema. Se hai visto il video e ti è piaciuto, iscriviti al canale perché arriveranno diversi video in cui aggiungerò tips and tricks e un po' di salsa, soprattutto questo che abbiamo spiegato fino ad ora. Se vuoi ringraziarmi, un commento, altrimenti, tra l'altro, questo gattino poverino, se non commenti, morirà. Quindi mi raccomando, il commento. Detto questo, seguito che ti offline.